prima di tutto nel primo PGT che prevedeva la Milano in verticale, hanno investito nell'Expo, hanno investito nel passante ferroviario, nelle linee metropolitane, nelle università. L'università ha creato lavoro, il lavoro ha creato le famiglie hanno creato bisogno di case. E per ultimo, le Olimpiadi invernali. Si poteva fare di più, certo, si poteva anche fare di meglio. Si è un po' accantonato il piano dei box sotterranei. Noi andiamo verso una mobilità elettrica e le macchine hanno bisogno però di essere ricaricate, le colonnine.